Siamo in comune ad Alessandria a presentare la Stralessandria edizione 2022. Quali sono le sorprese di quest'anno e quando sarà la Stralessandria? Allora, ci vediamo tutti il 13 maggio con partenza qui in Piazzale della Libertà. E quest'anno la Stralessandria è una Stralessandria che vuole essere di tutti, è una Stralessandria che vuole riappropriarsi di un senso di umanità e di comunità che secondo noi è importantissimo dopo 2 anni davvero complicati e dopo lo scoppio, insomma, del conflitto in Ucraina. La Stralessandria di quest'anno vede la partecipazione in massa dei ragazzi dell'Istituto Saluzzo Plana che sono qui, dei commercianti che hanno deciso di mettersi in gioco e sostenere questa Stra solidale e dei nostri partner storici. Abbiamo con noi la grafica che ha creato un logo secondo noi davvero bellissimo e super rappresentativo dei due progetti che andremo a sostenere, perché non si tratta solo di una competizione sportiva, anche se ci sarà chi si farà una passeggiata in compagnia, ma è una Stra solidale che vuole sostenere la ristrutturazione della scuola di Mitawa in Mozambico, che è figlia di una Stralessandria del 2004, quella con l'effigie della giraffina, non so se ve la ricordate, e anche il nostro lavoro all'interno delle carceri, andando a sostenere un progetto in cui i ristretti andranno a prendersi cura, adeguatamente formati ovviamente, delle aree verdi. Inoltre quest'anno vi sarà la partecipazione di Libera per commemorare i 30 anni dalle stragi di Via D'Amelio e Capaci. Sulle magliette infatti troverete la scritta "Le loro idee camminano sulle nostre gambe", per non dimenticare. Quindi vi chiediamo di venire a fare questo pezzettino di strada con noi, vi aspettiamo in piazza. Grazie.